L'amore di Cristo, la contemplazione dell'amore con cui il Signore ci ama, ci dà il coraggio, lo slancio, l'audacia, ma anche l'umiltà di poter camminare nel mondo e camminare tracciando una via di santità, una testimonianza di santità. La persona coraggiosa, contrariamente a quello che si pensa, la persona evangelicamente coraggiosa è una persona umile, perché gli umili, le persone tenere, hanno un coraggio che noi nemmeno immaginiamo, perché quel coraggio non nasce dalla considerazione di se stessi, dal fatto di sentirsi forti, potenti, sicuri. No, il coraggio cristiano nasce dalle proprie debolezze, dalle proprie fragilità, nasce dal fatto di sentirsi, di considerarsi delle creature, ma delle creature amate, delle creature protette, delle creature che prendono vita e forza dal Signore. L'amore con cui Cristo mi ama non è un amore che io devo chiudere in me stesso, ma è sempre un amore che mi fa spingere, mi fa andare verso gli altri. Quando io comprendo e mi lascio affascinare dall'amore di Cristo, necessariamente il mio cuore, il mio volto si allarga verso i fratelli, verso le sorelle, verso gli uomini e le donne di tutta la terra, sia di quelli che vivono vicino a me, ma anche di quelli che vivono lontano da me. E oggi per guardare quelli che vivono lontano da me ci vuole coraggio, perché tutti pensiamo solo al nostro piccolo orticello. Ricordate per esempio l'esempio di vita di padre Massimiliano Kolbe, che nel bunker della fame ad Auschwitz, campo di concentramento, si offre volontariamente al posto di un padre di famiglia e muore lì. Perché muore? Perché ha questo coraggio? Perché aveva il suo cuore pieno di amor di Dio. Sapete chi è questa suora che vedete alle mie spalle? È la serva di Dio, Madre Maria Agnese Tribioli, fondatrice delle Pie Operaie di San Giuseppe, che è praticamente la famiglia religiosa che ci sta ospitando in queste puntate qui a San Giovanni Rotondo. Bene, di lei ci sarebbe tanto da dire. Questa donna, minuta, piccola, quando era nel suo convento di Firenze, ed era il tempo del fascismo e del nazismo, aveva nascosto anche armonia all'operato e allo stile della Chiesa, non solo fiorentina, ma della Chiesa cattolica, aveva nascosto degli ebrei in cantina. Questa donna, un giorno, aprendo la porta, si ritrova questi gerarchi, meglio, questi militari nazisti, che con fare minaccioso le dicono: «Dicci dove hai nascosto gli ebrei, altrimenti uccidiamo te e tutti quelli che sono in questa casa». Questa piccola donna, con forza e con coraggio, affronta questi due militari nazisti e dice loro: «Qui non ci sono né ebrei e né altri, qui ci sono soltanto figli di Dio», e mostra il crocifisso che aveva sul petto, «e siamo tutti figli di Dio, compreso anche voi due». Bene, quei gerarchi cosa hanno fatto? Hanno girato i tacchi e sono andati via. Il coraggio che in Madre Maria Agnese Tribioli le veniva dal fatto che lei era piena dell'amore che Dio aveva sempre nutrito per lei. Ci vediamo domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!